La politica repressiva del presidente John Magufuli sta facendo passi da gigante verso il nazismo, ora che la caccia ai gay è ufficialmente aperta. L'obiettivo del suo amico Paul Makonda, governatore di Dar es Salaam, è quello di ripulire la società dal male occidentale che offende i valori morali dei tanzaniani, il sesso e soprattutto la temibile omosessualità. La retorica incendiaria e sessuofobica del governo è quindi passata ai fatti, coadiuvata addirittura da una task force per identificare e arrestare i membri della comunità LGBT. Come se non bastasse, il presidente Magufuli ha anche vietato l'ingresso a scuola delle ragazze madri, una grave e definitiva estromissione dalla cultura, dalla formazione e probabilmente anche dal mondo del lavoro per queste povere ragazze. Per quale oscura ragione non c'è dato saperlo. A preoccuparmi non sono tanto i deliri di un presidente bigotto e di un governatore che prende ordini da Dio, quanto l'incitamento all'odio e la retorica deviata che stanno avvelenando la popolazione. Alla luce di questo assurdo scenario, ritengo necessario rivedere e possibilmente sospendere le nostre relazioni con la Tanzania, almeno fin quando non porrà fine a questa indegna persecuzione. Grazie.